Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Buona la prima per il drive-in di Sassuolo, che ieri ha debuttato con la proiezione della partita Sassuolo-Milan. Tavoli pieni di cittadini e tifosi neroverdi che hanno cenato a base di gnocco e tigelle e si sono goduti la serata in una location veramente suggestiva. Sabato, secondo appuntamento calcistico con Napoli-Sassuolo e dal 1 agosto via alla proiezione cinematografica. Si comincerà con Grease. Ripresi anche gli appuntamenti con il Salotto di Sassuolo, rassegna a cura di CNA. Tema della serata, il benessere. Servizio di Eleonora Alboresi. Dopo la pausa obbligata dettata dall'emergenza sanitaria, hanno ripreso il via allo Sporting Club i Salotti di Sassuolo organizzati da CNA. L'ultimo incontro, intitolato Essere e Benessere, è stato moderato dall'avvocato Stefano Vincenzi e ha visto la partecipazione della presidente Federfarma Modena Silviana Casale, dei medici Maurizio Agradi, Gloria Rossi e Daniele Ruini, di Gabriella Gibertini delle Terme della Salvarola, della direttrice del distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti e degli assessori del comune di Sassuolo Sharon Ruggeri e Ugo Liberi. A seguito della chiusura delle attività dovuta al lockdown, anche i salotti di Sassuolo si sono ovviamente fermati. Abbiamo deciso di riprendere appena possibile, anche per poter sfruttare una bellissima location come questa. È un'occasione per iniziare nuovamente in sicurezza a vivere quella socialità che per noi associazioni di categoria è estremamente importante tra ad associati. Siamo ripartiti dal benessere, perché crediamo sia un tema estremamente importante, di grandissima attualità ovviamente, ed era l'iniziativa che avevamo in calendario il 28 di febbraio, quando poi dopo si sono fermate tutte le attività. Filo conduttore dell'iniziativa non poteva che essere la salute, che deriva anche e soprattutto dal lavoro. Non ci può essere benessere senza lavoro. Il lavoro è la prima e la più importante forma di indipendenza delle persone. Attraverso l'indipendenza ci possiamo affermare come individui. Se siamo soddisfatti è anche più facile stare bene. Diventa fondamentale però, e il lockdown e il Covid-19 ce l'ha evidenziato in maniera palese, lavorare in ambienti di lavoro stimolanti dove le persone siano valorizzate per quelle che sono le loro capacità, le loro peculiarità, e quindi noi imprenditori abbiamo il compito non solo economico ma anche sociale di costruire ambienti di lavoro stimolanti, ambienti di lavoro dove la qualità della vita sia sempre migliore, perché questi saranno dei temi e dei valori che dovranno essere portati avanti con fermezza e convinzione per costruire un modello economico che sappia essere anche utile dal punto di vista sociale. Non esiste impresa se non integrata all'interno di una comunità, e il compito dell'impresa è quello di distribuire benessere a questa comunità. Il biologo nutrizionista Maurizio Agradi, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di mantenere una dieta sana per prevenire il rischio di diverse patologie. Un'alimentazione controllata, da non confondere però con una dieta intesa come riduzione calorica. Dieta sana e patologie. Fondamentalmente è estremamente importante, come abbiamo sentito questa sera, che riunisce un pochino tutte le problematiche, riuscire ad avere un'alimentazione sana ed equilibrata, perché questo comporta un minor rischio di tutte le patologie autoimmuni, cardiovascolari, e con un miglioramento dello stato di vita del paziente stesso. Sano stile di vita che equivale a un'alimentazione controllata, quindi non dieta da un punto di vista di riduzione calorica, perché in realtà, come abbiamo sentito, non è questo l'impatto che vogliamo ottenere, e non è questo il termine
reale di dieta, ma un'alimentazione controllata, almeno da un punto di vista nutrizionale, il che vuol dire un mantenimento corretto di tutti gli alimenti fondamentali per un benessere totale dell'individuo. Questo nel lungo periodo, dall'infanzia, passando attraverso l'adolescenza fino ad arrivare alla maggiore età, riesce a ridurre in maniera significativa e drastica tutta una serie di patologie che potrebbero influenzare le copatologie dell'uomo stesso, nel senso che se uno comincia a mangiare in maniera erronea e quindi aumenta di peso, può sviluppare una serie di patologie negative per tutti gli organi ad impatto maggiore, insomma. Quindi l'idea di mangiare le giuste quantità e i cibi più o meno corretti garantisce un miglior apporto nutrizionale che porta a un impatto negativo delle malattie immunitarie e cardiovascolari. A giocare un ruolo fondamentale nel concetto di benessere c'è sicuramente anche lo stress, argomento affrontato dal dottor Luca Ruini. E abbiamo parlato di stress perché la domanda che Stefano mi ha fatto è quella se esiste uno stress positivo e uno stress negativo. In realtà, come è stata la mia risposta, dal punto di vista scientifico non esiste uno stress positivo o uno negativo. Esiste semplicemente uno stress che, se viene mantenuto oltre al tempo che è strettamente necessario per far fronte alla situazione che ha generato questo stress, diventano dei meccanismi neurologici che si modificano e invece che in qualche modo proteggerci ed essere funzionali a quello che dobbiamo fare, possono diventare fonte di patologia. Prossimo appuntamento con il ciclo martedì 28 luglio, il tema dell'incontro sarà internet. Ci vediamo il 28 sempre alle 9 qui allo Sporting per parlare di internet, un tema anche questo molto attuale, estremamente variegato nelle sue specificità, ne parleremo con esperti di vari settori e cercheremo di capire come la rivoluzione digitale come internet possano aiutare a vivere meglio e a lavorare meglio, dando sempre più valore ed importanza alle specificità delle persone. Lunedì alle 20:30 nella sala consigliare di Via Pretorio si terrà una nuova seduta a porte chiuse del Consiglio Comunale. I punti all'ordine del giorno sono 5. Nel corso della serata i consiglieri DEM presenteranno 4 interrogazioni. Una sulle azioni messe in campo per la riapertura delle scuole, una sul transito dei mezzi di trasporto scolastico sul Ponte della Veggia, una sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti il percorso ciclopedonale di collegamento tra via Regina Pacis e via Vittime 11 settembre e infine l'ultima per chiedere che tipo di progettazione è in campo su via Respighi. Gli interessati potranno seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale YouTube del Comune, sulla pagina Facebook o sul sito istituzionale. Ed ora passiamo allo sport. Le ultime speranze europee del Sassuolo si infrangono contro il Milan, gara che si risolve nei primi 45 minuti con Ibrahimovic che trascina i rossoneri con la sua doppietta, rendendo inutile la rete del momentaneo pareggio siglata da Caputo su calcio di rigore. I neroverdi, rimasti in 10 nel finale di primo tempo per l'espulsione di Bourabia, nella ripresa non riescono a ristabilire l'equilibrio ed interrompono una striscia di 8 risultati utili consecutivi. Sabato i ragazzi di Mister De Zerbi faranno visita al Napoli. Salta l'edizione 2020 del Memorial Nardino Previdi. Una scelta, quella presa dalla famiglia Previdi e dal comitato organizzatore, dettata, come spiegato in un comunicato, dalla mancanza di chiarezza in merito alle norme di utilizzo degli impianti durante le manifestazioni e dalla mancanza di regolamenti circa la presenza del pubblico. La realizzazione del torneo, spiega Tommaso Pagani, nipote di Nardino e membro del comitato organizzatore, ad oggi potrebbe creare condizioni di promiscuità
promiscuità tali da mettere addirittura in pericolo la salute degli atleti partecipanti. Tra l'altro, questi arriverebbero senza un'adeguata preparazione atletica a causa del periodo di totale inattività. Siamo certi, conclude, che comprenderete le ragioni che ci hanno portato a questa sofferta decisione. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.